Buon pomeriggio a tutti ragazzi, dal vostro Carta al Curva Nord, eccoci qua appunto, una tazza del cesso, perché quando arriva la tazza del cesso c'è solo un motivo, uno, perché la cosa fa talmente schifo, quella che vedevo di adesso, che praticamente ho deciso sempre questa location, che tanto le notizie di merda passano tutto da qua. Come ben già saprete, perché già è stato appreso da appunto da tutta la piazza, da tutta la tifoseria del Perugia, che Massimo Otto è il nuovo allenatore del Pescara. Cosa? What? Fatemi capire. Come? Otto è il nuovo allenatore del Pescara? Quanti punti di domanda, quanti punti cazzo di domanda me devo fare adesso io? Adesso io quanti punti di domanda mi dovrei fare e quanti punti di domanda vi dovrete fare voi? Perché a questo punto non so solamente io quello che si deve fare un sacco di domande, se lo chiediamo tutti noi della tifoseria. Allora a questo punto io mi chiedo dove sta il torto e dove sta il giusto. Allora prima faremo un'analisi bella lucida e poter capire il problema. Allora, noi esoneriamo a, mi sembra, a due giornate dalla fine, o a tre giornate dalla fine, Serse Cosmi, appunto, perché non aveva più portato i risultati. E vabbè. Anche se ancora noi stavamo, fuori per quel momento da un punto, dalla zona play-out, stavamo leggermente fuori, ok? Il buon Santo Padre richiama, come giusto che sia, da contratto che sia stato, Massimo Otto per dirigere la squadra per le ultime tre partite e poi un'eventualità, che poi ci sono stati, i play-out. Otto le cicca, tranne la vittoria con l'Entella, le cicca tutte, praticamente con Venezia, l'altra adesso non mi ricordo, col Trapani forse. No, col Cosenza, non mi ricordo se era Trapani o Cosenza. Vince solo con l'Entella, si arrivano ai play-out, e indovinate un po', contro chi Otto doveva giocare? Indovinate un po'? Proprio contro il Pescara, la squadra della sua città. Allora, e che cosa fa il buon Massimo Santo Padre, Massimiliano Santo Padre? Decide che anche lì, per i play-out, la fa giocare a chi? Chi fa mettere in panchina? Fa un colpo dove voleva appunto esonerare Oddo e chiamare o Novellino o qualcun altro, qualche altra testa da tagliare appunto per i play-out. Tutti dicono no, come è giusto che sia, perché non avrei accettato nemmeno io nelle ultime due giornate appunto di fare solamente i play-out e andarmene. E richiama Massimo, e Massimo Otto quindi a questo punto si ritrova a fare i play-out contro la squadra della sua città, contro appunto la squadra dove lui ha un fortissimo legame di amicizia tra il presidente e lui. Bene, che porcata, noi perdiamo ai play-out proprio contro il Pescara. Massimiliano Santopadre, che ha appena avuto i calci di rigore, è scappato. L'abbiamo visto tutti sotto gli occhi, forse chi era allo stadio l'ha visto ancora di più, perché l'ha visto proprio scappare, dileguarsi ai calci di rigore. Noi che eravamo a casa l'abbiamo visto tutti, lui dalle telecamere d'Azon se n'è andato. E oggi esce l'ufficialità appunto che Massimo Otto è il nuovo allenatore del Pescara. Io mi faccio tante domande. Io me le faccio queste domande, perché io dico, tu, non ce l'ho tanto con Otto, Perché alla fine a me sti cazzi che tu sei andato al Pescara, per me poteva andare dovunque. Alla fine è un allenatore, quindi dovunque ti chiamano, dove c'è l'offerta vai, ma guarda caso proprio al Pescara, sarà un caso, sarà un caso che ce ne andiamo praticamente al Pescara. Questa è l'ennesima pagliacciata fatta e condita
da una dirigenza come appunto ha fatto quella di Santo Padre, perché adesso è facile condannare Massimo Oddi e dargli del traditore, dargli della merda, del figlio di puttana, tutto quello che volete. Invece è qui che vi sbagliate, perché qui purtroppo non è una colpa di un allenatore, è sempre lui, dobbiamo dare sempre la colpa agli allenatori. Io sempre ho criticato Massimo Oddi, lo ammetto, eh. Non è che adesso sto qua a dire che io non ho mai criticato per come ha giocato nei primi tempi, infatti lo volevo fuori quando ancora stavamo in piena zona playoff, ma io quello che incolpevolizzo di più è che questo atteggiamento comunque e questa retrocessione ritorna sempre un capo espiatorio. Alcuni elementi all'interno della squadra dell'anno scorso, per come si può parlare dell'anno scorso, ma anche la società che non ci ha capito un cazzo. La società non è stata vicina in questa situazione, non ha tutelato nessun allenatore, non ha tutelato Serse, non ha tutelato Massimo Otto, ragazzi. Quindi che invece le vado a pescare, a me non me ne può fregare di meno. A me non me ne può fregare di meno! Perché non è tanto che se ne è andato a pescare, allora che dobbiamo cominciare a crocifiggere. Che poi mi fa pensare qualcosa, mi fa pensare tutto, va bene. Posso pensare di tutto, posso pensare veramente tutto quello che c'è sta sotto, per carità di Dio, non c'ho dubbi che qualcosa di certo non quadra, ma anche la mossa di Santo Padre non è stata così tanto intelligente, la mossa tra presidente appunto e direttori, perché io posso capire, io sono sicuro che ci sia qualcosa sotto a questa vicenda, non ci sono dubbi su questo qua, ma il fatto è un altro, chiediamoci dove stava la presidenza, la dirigenza a Ciperuggia, in quel preciso istante dove si stava sprofondando, quando il signor, ricordiamo bene, Serse Cosmi in conferenza stampa dopo Frosinone aveva detto alcune cose, la società dov'è? Dove è la società? Colpevolizzare Otto? È questa adesso noi che ormai siamo condannati alla Lega Pro, dobbiamo andare lì e dare la colpa a Massimo Otto, bastardo, quello che vi pare, traditore, venduto, quello e quant'altro. Ma prima di dire questa cosa qua, pensateci, perché la vera buffonata è chi siete nella poltrona, ma non questa del cesso, nella poltrona che tutti i giorni riveste come direttore generale, direttori sportivi, presidente, amministratori delegati e tutti i soci di maggioranza e di minoranza. Quella è una domanda che dovete farvi e più che altro prendiamocela con quei 4-5 persone a partire dal primo che non voglio ricordare quel nome perché se ho chiappo ti giuro tu schiappi gli darei di quello che ha calciato quel famoso rigore che anche mio un nipotino di 3 anni sapeva calciare meglio. Quindi che Massimo Otto sia andato a pescare, auguri, chapeau, non me ne può fregare di meno. Tanto lo so che sotto c'è qualcosa, ma sti cazzi! È arrivato il momento di guardare avanti, e di guardare in faccia come stanno veramente le cose. Di come stanno realmente le cose nessuno ce le spiega. Perché secondo me sta retrocessione a me mi dà tanto puzza di qualcosa che anche la società lo voleva. Che ho detto? Che ho detto? Questo è quello che penso. Adesso fate come cazzo vi pare. Mandate a maffanculo, ditemi che sono un pessimista, ditemi che non è possibile. Ok. Io dico sempre quello che penso. Nel bene o nel male. Adesso fate voi. Ciao.